Buonasera, vorrei innanzitutto augurare a tutto il mondo paese i miei auguri di buona Pasqua a tutti. Vorrei anche salutare Carlo che sta lavorando per riuscire prossimamente ad avere un mondo nuovo, un mondo di felicità per tutti. Vorrei così ricordare quei ragazzi che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Vorrei ancora portare le mie condoglianze a tutti i genitori di queste persone e a tutti i familiari di queste persone che hanno perso i loro figli, i loro padri o le loro madri su questi posti di lavoro dove per anni abbiamo cercato la sicurezza, ma è stato solo un bluff, perché la sicurezza su tanti posti di lavoro ancora non esistono. Ancora una volta i sindacati hanno fatto dei bluff. Ma non solo i sindacati, anche i mercenari, i padroni del lavoro, i padroni che si sono insaccati denaro alle spese di una popolazione, di un popolo che veramente sta lavorando per creare posti di lavoro, per creare felicità e per creare veramente un mondo felice. Vorrei veramente pensare a Carlo, vorrei pensare a Giovanni Digiuni, vorrei pensare a tante persone che stiamo lavorando, cercando di lavorare bene per riuscire prossimamente a creare un paese d'amore, felicità, affetto, simpatia e tutte quelle cose che servono per un mondo migliore. Ancora oggi in Iran e in altri paesi si sta combattendo una guerra disperata. Come tutti gli anni e come tutte le volte, in queste occasioni, dalla risoluzione di Nostro Signore, nascono queste guerre, con tanti morti. Vorrei sapere da un popolo, da una nazione, da un'Europa, cosa vuol dire continuare a sparare, ad uccidere. Quando ci si vive una volta sola, io vorrei essere il Papa in questo momento, ma non dal balcone dove va a parlare lui, vorrei essere in mezzo alla gente per appunto predicare pace, pace, pace. Dalla Libia all'Iran, a tutto il mondo, per me deve essere una grande Europa. Non ci devono essere più guerre, ma solo amore. Amore. È vero che nostro Signore è risorto. È vero che nostro Signore muore e poi rinasce e poi risorge. Ma vorrei sapere veramente da un mondo fantastico, come si potrebbe essere in una grande Europa vivendo civilmente, senza più creare guerre. Vorrei ritornare indietro un passo, dalle famose guerre 1915-18 e quella del 1945, dove ebrei, dove tedeschi nazisti, dove una parte della Russia, dove una parte d'Italia ha perso vittime, 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 che ancora oggi tante persone non si sanno dove sono. Che ancora oggi tante persone sono sotterrate nei campi, non si sa, e questi ebrei che sono stati messi nei campi di concentramento, sono stati messi negli acidi, sono stati fatti morire nelle camere a gas. Vorrei sapere perché questa cattiveria, perché queste cose devono essere perfette.
ancora una volta sui posti di lavoro si sgomina morte, dalle cisterne alle acciaierie. Ancora l'altro giorno è morto un ragazzo di 28 anni alle acciaierie Arvedi. Vorrei sapere dov'è la sicurezza. Vorrei sapere l'inquinamento in queste fabbriche, dove si crea solamente illusioni, dall'Ilva di Taranto all'acciaieria ThyssenKrupp, all'acciaieria Arvedi, alla Mercegaglia. In quanti posti, quanta gente sono morte anche nelle raffinerie, nelle cisterne, i saldatori specialmente, ma tanti altri sono morti in modo ancora oggi invisibile sapere. Però vorrei veramente, con Carlo e con tante altre persone, vorrei sapere se un domani riusciremo a cambiare questa grande Europa, trovando un mondo di amici, un mondo di fratelli, trovare una grande famiglia per vivere meglio, per vivere l'amore, affetto, simpatia e tutto quanto per vivere migliore. Scusate. Vorrei così augurare di nuovo una buona Pasqua a tutti e non solo, vorrei augurare anche al capitolo dei nostri figli che sta lavorando a Cantù, nella speranza che un domani tutti insieme si possa rinnovare questa grande Italia, si possa ritrovare felicità, ritrovare un mondo d'amore, senza più guerre, ma solo con tanta pace, amore, affetto, simpatia, lavoro, produzione, denaro per tutti e tanta felicità per tutti. Vorrei così chiudere dicendo buona Pasqua e speriamo che la gente cominci a capire cosa sia veramente questa grande felicità. Vorrei augurare anche a tutti i defunti, anche se sono lassù, per loro veramente la speranza che il nostro grande Gesù riesca a dargli anche loro un pezzo di cioccolato o una colomba o un qualcosa per fargli ricordare che veramente non ci si può morire di lavoro e non ci si può morire di malattie, perché tante persone, anche coloro che soffrono, devono essere elogiati, devono essere vantati e devono essere contenti anche nel giorno del Signore, della grande risurrezione. Vorrei augurare anche a quelle persone che sono negli istituti, nelle case di riposo, anche ai nostri anziani, ai nostri vecchiolini, alle persone ammalate, anche a coloro che sono negli ospedali psichiatrici, a tutto il mondo, veramente vorrei augurare una grande Pasqua d'amore, d'affetto, d'amicizia e di fratellanza comune, perché veramente questo mondo ha bisogno di essere cambiato, ma di essere cambiato in meglio, perché veramente dobbiamo farcela tutti per ritornare in Serie A e per essere tutti contenti. Presto rimetteremo i nostri IBAN per coloro che vorranno iscriversi per venire con noi nel grande partito dell'onestà, nel grande partito Futura, insieme al partito per i nostri figli e per tutta quella gente che dovrà ancora venire. Noi non siamo come Matteo Salvini che ferma le navi, noi siamo quelle persone che veramente vogliamo che tutto il mondo sia veramente un mondo d'amore e un mondo d'amicizia. Noi non siamo Salvini che vuole la guerra, noi vogliamo lavoro, produzione, scambio di merce per dare lavoro in tutto il mondo, dall'Africa al nord-est, ovest-sud,
perché per noi l'Europa devono essere i quattro punti cardinali. Non deve essere solo un punto, ma tutto e tutti i punti cardinali. Ringrazio e saluto e auguri a tutti. Ciao.